Prova, un, due, tre, prova. Mi senti? Cerco di stare un po'. Ciao, sei su QBTV? Seguici su Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito qbtv.it. Oggi vi parlerò di questa elegantissima ceramica attica perché è uno dei pezzi più importanti della nostra collezione, in quanto rappresenta uno degli oggetti di fattura migliore ed è stato attribuito al pittore di ceramiche Holthaus. Viene realizzata nel periodo di massimo floruit di questa tecnica, quella delle figure rosse. Viene rappresentata al centro una danzatrice in abiti quasi trasparenti, che probabilmente era un'etera, ossia una cortigiana, una figura di donna colta, esperta di danza, poesia e musica, che era l'unica invitata ai banchetti greci. Holthaus è un pittore di ceramiche attiche, uno dei primi pittori che esegue la tecnica delle figure rosse alla fine del VI secolo a.C. Di solito dipinge temi del ciclo troiano oppure temi legati a Dioniso, come in questo caso. Le sue figure sono agili e molto vivaci, come possiamo ammirare in questa ceramica. Questa ceramica, come le molte altre che troveranno posto in questa sala, sono frutto del collezionismo tra gli anni 20 e gli anni 40 dell'Ottocento, quando il museo, come molti musei dell'epoca, si arricchì con i materiali provenienti dagli scavi dell'Etruria fondamentalmente. Il direttore di allora, Michele Lopez, si procurò un gran numero di oggetti e per questo la nostra collezione di ceramica rappresenta tutte le produzioni di ceramica dal IX secolo al III secolo a.C. Abbiamo il privilegio oggi di vedere la ceramica nel suo allestimento finale, sotto questo magnifico soffitto di recente restaurato e su questo tavolo veramente notevole, che era il tavolo originale che ospitava il Trionfo da tavola esposto in Galleria Nazionale. QBTV.